Con questo programma dal titolo 200.000 in assemblea, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova intende pubblicizzare la sua azione di proselitismo per la diffusione della conoscenza biblica. Le sue assemblee, la scorsa estate sono state 44, sono imperniate sullo studio delle scritture e attirano partecipanti di ogni estrazione sociale. Gli argomenti che vengono trattati in queste riunioni riguardano temi che interessano tutti e le risposte che i testimoni di Geova forniscono in questi incontri rispecchiano il loro modo di fare nuovi seguaci, anche con il sussidio di mezzi didattici e con una capillare pubblicizzazione attraverso i mezzi di informazione. Buonasera. Durante la scorsa estate, 24 città italiane hanno ospitato 44 congressi piuttosto singolari. Si tratta delle assemblee di distretto dei testimoni di Geova che si tengono tutti gli anni. A che cosa servono queste assemblee di distretto? Cosa vi succede? Vi invitiamo a seguirci in questo breve viaggio attraverso alcune di queste assemblee. Cercheremo di farvi vedere come gli argomenti che sono trattati nel corso di questi convegni riguardano proprio voi e molto da vicino. In tali congressi i testimoni di Geova parlano della loro attività e dei loro progetti. È quindi un'ottima occasione per avvicinarli e fare la loro conoscenza. I testimoni di Geova organizzano queste assemblee per ubbidire a una disposizione biblica. Sì, dall'antichità, infatti, Dio organizzò il suo popolo, Israele, in modo che potesse radunarsi regolarmente. Tre volte l'anno gli israeliti si recavano in pellegrinaggio a Gerusalemme, al Tempio di Geova, per i santi congressi. A che cosa servivano? Dio stesso lo rese chiaro quando diede a Mosè questo comando che possiamo leggere nel libro biblico di Deuteronomio, al capitolo 31, al versetto 12, dove è scritto: «Congrega il popolo, gli uomini e le donne e i piccoli, e il tuo residente forestiero che è dentro le tue porte, affinché ascoltino e affinché imparino, poiché devono temere Geova vostro Dio e aver cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge». Lo scopo dunque era quello di essere istruiti, di studiare la legge divina, di meditarvi sopra per capire come metterla in pratica. Con l'avvento del cristianesimo è rimasta questa necessità di radunarsi insieme per il culto. La Bibbia, infatti, nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Ebrei, ci esorta a non abbandonare la nostra comune adunanza, tanto più mentre vediamo avvicinarsi il giorno del Signore. Gli odierni testimoni di Geova hanno preso a cuore questo consiglio biblico. Tre volte la settimana si radunano nelle loro sale del regno, attualmente oltre 2.000 in Italia, per studiare la Bibbia e imparare come metterla in pratica nella loro vita di ogni giorno. E a tali adunanze si è quindi aiutati a conoscere meglio il Dio della Bibbia e che cosa vuole da noi. Oltre a ciò, i testimoni di Geova si radunano tre volte all'anno in assemblee maggiori, tra cui le grandi assemblee estive. Tali grandi raduni caratterizzano i testimoni di Geova ormai da diversi decenni, prima che qui in Italia essi raggiungessero la consistenza numerica attuale. Ma ora osserviamo che cosa avviene nel corso di uno di questi congressi. Le assemblee di distretto dei testimoni di Geova hanno tutte un tema specifico attorno al quale ruotano gli interventi degli oratori. Quest'anno il tema giustizia divina delineava il proposito del congresso. In un mondo in cui la giustizia viene di sovente calpestata, i testimoni di Geova dichiarano esplicitamente che Dio non tollererà per sempre le ingiustizie che vengono perpetrate. La Bibbia dice che fra breve termineranno grazie a un giusto intervento di Dio stesso.
Il programma era identico per tutte le 44 assemblee tenute in Italia. Tale programma ha sottolineato come è indispensabile amare la giustizia per piacere a Dio. Ha inoltre indicato in quali campi